Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, un uomo di 75 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale che si è verificato lungo la E78 tra le ville Palazzo del Pero in direzione della città di Arezzo. Nello schianto è rimasta coinvolta solo l'auto del ferito. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'uomo è stato trasportato in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. E adesso vi raccontiamo un episodio singolare, forse non troppo. Un'aretina si era infatti vista arrivare a casa una multa fatta con le telecamere di videosorveglianza e adesso ha vinto un importante ricorso. Vediamo cosa è successo. Se da un lato è giusto chiedere e pretendere agli automobilisti il rispetto delle regole, dall'altro è anche giusto che le forze di polizia e degli enti locali si adeguino al rispetto delle procedure e che le procedure stesse non possono in alcun modo essere derogate per far cassa. La multa che si era vista arrivare a casa di oltre 800 euro era infatti illegittima. Tutto nasce da un controllo sulla viabilità eseguito con una semplice apparecchiatura di videocontrollo, una normale telecamera fissa. La violazione era stata rilevata circa un anno fa nel territorio comunale di Laterina Pergine. Da alcune telecamere di videosorveglianza, la polizia municipale appunto aveva rilevato che il mezzo era scoperto di copertura assicurativa, senza che però ovviamente i vigili facessero una contestazione immediata di questa mancanza all'automobilista stesso. Da qui il ricorso presentato dalla cittadina. È stato fatto un primo ricorso gerarchico alla prefettura chiedendo l'annullamento del verbale proprio per la singolarità della procedura utilizzata. Però la prefettura in quel contesto aveva diciamo ribadito il regolare adempimento da parte della polizia municipale, ritenendo quindi fosse legittimo. Conseguentemente quindi abbiamo fatto una prima opposizione davanti al giudice di pace, all'esito del quale comunque è stata dichiarata l'illegittimità del verbale stesso e quindi lo stesso quindi è stato annullato. Conseguentemente però la prefettura ha promosso appello contro questa sentenza, scomodando anche l'avvocatura di Stato e lo scorso giovedì appunto anche il tribunale ha ribadito diciamo, la legittimità della sentenza di primo grado e quindi l'annullamento del verbale. E contestualmente poi la prefettura è stata condannata anche ad oltre 2.000 euro di spese legali. Fermo restando la colpa specifica dell'automobilista, la presenza degli agenti di polizia è dunque necessaria in tutti i casi in cui l'accertamento avviene con apparecchiature non omologate per il funzionamento automatico. Si trattava di telecamere di videosorveglianza, quindi che potevano essere utilizzate unicamente come ausilio da parte delle forze di polizia e quindi rilevare eventuali irregolarità dalle targhe dei veicoli, ma che comunque non potevano essere utilizzate per sostituirsi all'operato degli agenti stessi, nel senso che comunque non potevano essere utilizzate per fare contestazioni in differita, quindi a distanza. Questo tipo di sanzioni può essere sollevato in differita, come nel caso degli autovelox o come anche nel caso delle telecamere di ZTL, controllo appunto targhe nei centri abitati. Da qui l'appello agli altri automobilisti che possono aver ricevuto simili verbali. Il mio invito è comunque a chi si trovasse in queste circostanze, che quindi si trova semplicemente a dover essere a trovare quindi una sanzione direttamente recapitata a casa, comunque di far valere i propri diritti e di far valere comunque la legittimità dell'operato anche da parte delle forze di polizia. Via Fiorentina, dopo il presidio dello scorso 28 giugno organizzato dalle opposizioni per protestare contro i ritardi e le spese per le opere tra Via Fiorentina e la tangenziale, adesso è stato fissato un consiglio comunale aperto sul tema che è in programma per giovedì 25 luglio. Un tavolo al quale potranno partecipare residenti, commercianti, ma anche tutta la cittadinanza per conoscere il progetto, i suoi sviluppi e le sue tempistiche. E a Cortona invece il primo consiglio comunale è iniziato il nuovo mandato e dopo le elezioni amministrative il neoeletto sindaco Meoni ha assegnato le deleghe agli assessori della nuova giunta. È un progetto che guarda con lungimiranza allo sviluppo sociale e economico del territorio. Tanti lavori sono in cantiere, tanti sono sotto progetto, quindi punteremo a migliorare il territorio comunale che è 342 km² e merita rispetto.
È iniziato ufficialmente il nuovo mandato del Comune di Cortona con il primo consiglio comunale. Il nuovo organo esecutivo vede volti già noti che tornano a fianco di Meoni. Si tratta di Paolo Rossi, che prende anche il ruolo di vice sindaco, Silvia Spensierati e Francesco Attesti. Due nuovi innesti e numerose deleghe assegnate anche ai singoli consiglieri. Tre membri sono parte della prima legislatura, quindi ho lasciato a loro le stesse deleghe. E per i membri nuovi, che sono Fanicchi Francesco, Polizia Municipale Personale, e per quanto concerne Lucia Lupetti, Politiche Sociali. Però su questo una parte dell'assessorato è in delega a un consigliere che è Romiti Benedetta, che ha le politiche giovanili. E l'agricoltura? L'agricoltura ho delegato il consigliere Matteo Finocchi, perché è un laureato nel settore e sta facendo un dottorato di ricerca proprio in questo settore, e mi pareva giusto che l'agricoltura la gestisse lui. Qual è la priorità già dal prossimo mese? Dal prossimo mese abbiamo già in itinere la sicurezza stradale, perché lo abbiamo promesso durante il tour che abbiamo fatto nelle frazioni, tant'è che mercoledì partirà già la prima asfaltatura in via De Mori a Camuscia, una strada dissestata e che merita un'attenzione. Quindi abbiamo già in cantiere vari lavori iniziati, ma anche che inizieranno a breve. Dopo 5 anni di amministrazione ho avuto un grandissimo riconoscimento da parte della cittadinanza con 690 preferenze, e oggi vengo insignito del ruolo di vice sindaco e una grossa responsabilità sulle mie spalle che cercherò di portare avanti con impegno, dedizione e soprattutto rispetto dei cittadini e con ascolto, come ho fatto in questi 5 anni, coinvolgendo tutti. Un assessorato importante è quello dell'ambiente, qui insomma le priorità da organizzare sono molte. Sì, sicuramente quello dell'ambiente è una delega molto pesante che mi viene ovviamente riconfermata, che cercherò di portare avanti avendo delle idee e dei progetti per migliorare la raccolta differenziata, raggiungendo quel fatidico 70%, ma andando anche ad estendere il porta a porta nella parte della Val d'Este oramai ancora oggi scoperta e nelle due piccole frazioni di Fratticciola e Creti, poi cercando anche di creare delle mini isole ecologiche per andare incontro a chi arriva nel nostro territorio cortonese, un comune turistico, per andare a smaltire anche il piccolo rifiuto. Sono in arrivo giorni di caldo, afa e temperature africane. Oggi le massime sono state in aumento con valori fino a 34 gradi, mentre domani potrebbero arrivare a 35, giovedì saranno oltre le medie del periodo. Il Comune di Arezzo ha così diffuso una sorta di vademecum a riguardo, con consigli e raccomandazioni per proteggersi dalle ondate di calore, indicazioni puntuali soprattutto per i più fragili. Per ricordare gli accorgimenti da seguire per difendersi al meglio, il Comune invierà anche allerta tramite WhatsApp e dedicherà un focus nel sito della Comune. Attivo anche il numero verde di pubblica utilità 1500 Proteggiamoci dal caldo. Istituito dal Ministero della Sanità, e i numeri di Croce Rossa Italiana della sezione Aretina e delle unità di strada. Ed è ancora invece presto per capire come sarà l'olio frutto della prossima raccolta, ma questo è il momento di stare attenti a quella che è diventata la prima nemica dei raccolti, cioè la mosca olearia. Un progetto a Castiglion Fiorentino va avanti da anni ed è utile per capire la sua diffusione quando necessario l'uso dell'intervento fitosanitario. Il monitoraggio ha preso avvio da alcune settimane ed adesso entra nel vivo, ma con buone notizie. Dal primo bollettino, infatti, è emerso che nelle trappole posizionate lungo gli oliveti le catture di mosche sono praticamente assenti. Sono 18 in tutte le stazioni dislocate sull'intero territorio comunale di Castiglion Fiorentino. E adesso voltiamo pagina. Extra Energie e Acli di Arezzo hanno sottoscritto un accordo che permetterà agli iscritti dell'associazione di avere energia elettrica e gas a tariffe agevolate. Extra Energia e Acli assieme per tariffe agevolate. È stato infatti sottoscritto un accordo che permetterà agli iscritti dell'associazione di ridurre i costi delle bollette di gas e energia elettrica. L'offerta prevede un prezzo dell'energia ripartito per fasce orarie variabile mensilmente e calcolato a partire dai valori del PUN, cioè del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Questo più che altro sottolinea l'attenzione che ha la nostra azienda per i territori.
è un'azienda che nasce nei territori, è radicata nei territori e nella filosofia proprio di mantenere questo legame. Laddove è possibile, e ormai da tempo su più manifestazioni, l'azienda cerca di sostenere tutte le attività che possono servire a alleviare qualche problema per le famiglie, specialmente quando ci sono situazioni di disagio. L'attivazione del servizio erogato dal punto famiglia fa seguito alla convenzione stipulata con Estra in asso dalla volontà di fornire un orientamento ai cittadini all'indomani del passaggio al mercato libero. È rivolto a tutti gli associati, principalmente anche ai circoli del sistema ACLI, però è aperto anche agli utenti dei servizi che si rivolgono agli sportelli delle ACLI che vogliono verificare la loro condizione con l'attuale, il gestore attuale, e vedere se ci sono le condizioni per poter poi poter switchare con Estra. Ecco, quindi saranno verificate da parte dei nostri uffici queste possibilità in collaborazione con gli operatori di Estra. La convenzione è già attiva e avrà valore sino al 31 dicembre 2024. Quegli sportelli ACLI che svolgono servizi di patronato e di CAF, ma anche abbiamo anche lo sportello famiglia, tutti i cittadini che si rivolgono a questi sportelli verranno ovviamente presi in considerazione, dovranno portare ovviamente una bolletta dell'utenza attuale, quella che hanno in corso, e da quella verificare insieme all'operatore di Estra se le condizioni possono valer la pena per cambiare gestore. Novità nel calendario vaccinale toscano: il vaccino contro il papillomavirus sarà offerto gratuitamente alle donne fino al compimento dei 30 anni. La giunta regionale ha esteso infatti di 4 anni rispetto alla precedente soglia, oltre che garantirlo a chi è stato trattato per lesioni correlate. Per i maschi la vaccinazione rimane gratuita sino ai 18. Si aggiornano anche le indicazioni per la vaccinazione contro l'herpes zoster. L'offerta del vaccino ricombinante adiuvato sarà estesa a tutti i soggetti che appartengono alle categorie a rischio indicate dal calendario vaccinale. E sabato 13 luglio invece alle 16:30 a San Severo si svolgerà Ricordo dagli 80 anni dell'eccidio, un pomeriggio dedicato appunto alle vittime della strage nazista. L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa seria. E la montagna fu madre dei combattenti bambini. Le note della Casa del Vento per ripercorrere uno dei momenti più tragici della storia del Novecento aretino, la strage nazista che il 14 luglio 1944 insanguinò l'Alpe di Puti. 17 trucidati dai militari tedeschi avevano un'età compresa tra i 17 e i 67 anni. Oggi un monumento in pietra e marmo di fronte alla chiesa romanica di San Severo ricorda quel crimine. Quella mattina uno di questi uomini all'alba divenne padre e alle 10 fu ucciso. Quindi esiste una signora che adesso ha 80 anni, che lei è nata ed è immediatamente diventata orfana. Quindi dalla gioia più grande alla tragedia più immane in una famiglia. Sabato 13 luglio, proprio a San Severo, dalle 16:30 è in programma Ricordo dagli 80 anni dell'eccidio, un pomeriggio dedicato alle vittime della strage nazista. L'iniziativa è inserita nel calendario di estate all'Alpe di Poti ed è organizzata dalla Fattoria in Cammino e dalla comunità rurale Viviamo Poti. Il maestro era un uomo grande che conosceva espediente a memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie. È stato chiesto anche a me, a Sauro Lanzi, che è cugino e componente della Casa del Vento, di partecipare, perché insomma non tutti sanno che in questa strage appunto è morto quello che sarebbe potuto diventare il nostro nonno, che noi non abbiamo mai conosciuto. Quindi una ferita familiare sicuramente molto profonda, no? Che lasciò tutti orfani i nostri genitori, e poi tutti i bambini di tutti gli altri diciamo morti in questa strage. Quindi questo 13 di luglio dal pomeriggio faremo appunto questa escursione nel bosco dove è avvenuto l'eccidio, dove suoneremo, dove racconteremo, e poi su alla chiesa faremo testimonianze, musica e letture
e anche la proiezione di un video che è stato realizzato dagli studenti e dagli insegnanti della Scuola Media Vasari. Saremo soli a portare la croce e la storia. Noi saremo soli contro uomini senza memoria. A Bibbiano, nel comune di Capolona, la rievocazione dell'antica battitura del grano. Questo qui, come vedete, è bello, quello che viene, quello che la trebbia riesce a tirar fuori da una semplice spiga. Sembra, ma ci vuole il tempo, ci vuole la cura e soprattutto ci vuole l'abilità del macchinista per regolare la trebbia. Antichi saperi, antiche tradizioni tramandate di padre in figlio. È a Bibbiano, frazione del comune di Capolona, nell'Aretino, che la venerabile compagnia Santa Maria di Bibbiano ha rievocato l'antica battitura. Così i nostri avi ricavavano il grano e gli altri frumenti dai raccolti. A ogni chicco di grano, orzo, fave, qualunque sia il frumento, c'è una regolazione per la trebbia. C'è il vento, c'è il battitore, ci sono i giri, c'è l'inclinazione del vento, cioè a ognuna, e poi dopo si arriva a questo risultato, togliendo tutte le impurità. Uno dei momenti più importanti di un'intera comunità che ritrovava la gioia di stare insieme, di godere dei piaceri della buona tavola. Una volta la festa era la battitura nell'aia, perché la battitura nell'aia voleva dire mangiare tutto l'inverno, a seconda poi del risultato, quindi era veramente importante. Poi c'era la società di mutuo soccorso dei contadini, che tutti l'uno con l'altro partecipavano alle battiture nell'aia di ciascuno, in modo tale da portare quella manodopera che era necessaria per poter battere, e poi il giorno e la sera grandi mangiate, perché era l'occasione dell'anno anche per mangiare, soprattutto per mangiare l'occio. Anche per trovare moglie. Anche per trovare moglie, vero, vero, vero. Quante storie dietro i pagliai che sono nati. A Bibbiano la giornata si è conclusa con la tradizionale cena a base di maccheroni e occio, radici contadine della nostra bella Italia che rischiano di scomparire, ma qui i ragazzi si sono appassionati. Tu sei uno dei giovani che, ci diceva il presidente, sono stati coinvolti e hanno questa mansione di buttare giù le manne. Perché impegnarsi in un progetto del genere? È più un discorso di rievocazione storica, per mandare avanti le tradizioni, poi è un divertimento, facendolo tra di noi, tra gli amici, è un divertimento alla fine, più che altro. Senti, ovviamente hai vissuto queste cose nel racconto dei nonni, Assolutamente sì, alla fine mi hanno sempre raccontate queste cose, poi per fortuna diciamo sono riuscito a entrarne parte per fare queste rievocazioni e va bene così. Allora, buon lavoro, visto che ti devi tirare su un fazzoletto perché c'è tanta polvere. Sì, c'è un po' di polvere effettivamente, sì. Va bene, buon lavoro allora. Al via il Festival Letterario di Confesercenti, Moonlight Festival on Tour, da martedì 16 a venerdì 19 luglio in tour nelle vallate aretine. L'appuntamento di quest'anno parte in tour perché portiamo il Moonlight nella provincia, ad Arezzo invece avremo un calendario a settembre, sempre nella fraternità, nella terrazza di fraternità. Gli appuntamenti di luglio sono appunto uno per ogni vallata, abbiamo ritenuto di voler provare questa nuova esperienza di portare appunto fuori da Arezzo questo festival che ormai è al terzo anno. Il Moonlight Festival in tour nelle vallate aretine. L'edizione 2024 dell'evento letterario raddoppia infatti il calendario e si allarga a Valdarno, Valtiberina, Valdichiana e Casentino, per poi tornare a settembre in Piazza Grande con le serate conclusive da giovedì 12 a venerdì 14 settembre. In questa tornata ci siamo allargati la provincia, quindi abbiamo coinvolto altri comuni in modo da, insomma, da allargare questa proposta che abbiamo visto molto gradita dal pubblico e con critiche abbastanza positive, quindi il nostro intento è sempre di allargare gli eventi e coinvolgere sempre anche attività che non siano tutti sempre i centri storici, ma anche le periferie,
cerchiamo di portare questa ventata anche di cultura, oltre che di commercio, perché poi il libro si vende, è anche parte del tessuto commerciale questo. Da martedì 16 a venerdì 19 luglio tappe a San Giovanni Valdarno, Anghiari, Castiglion Fiorentino e Bibbiena. Gli autori vengono volentieri perché appunto è un festival assolutamente credibile, di livello culturale importante e quindi diciamo, si è creata questa doppia sinergia, la parte delle vallate e la parte poi a settembre su Arezzo. Gli autori sono tutti autori importanti, si va da Bernardo Zannoni che è vincitore del premio Campiello, a Rick Dufer che è uno dei più diciamo, importanti filosofi anche presenti sul web, quindi magari anche rivolto alle generazioni più giovani. Avremo anche qui, sempre per le generazioni più giovani, Frezza e Peloponnesi che sono appunto due criminologhe molto popolari, e chiudiamo con l'ex direttore del Sole 24 Ore, attuale direttore del Mattino, Roberto Cotroneo, per poi lanciarsi su settembre, dove abbiamo già le prime conferme, e esordiremo il 12 con Nicola Gratteri, il popolarissimo magistrato che per noi appunto è un onore ospitare. Avremo Sara Lucaroni, avremo Antonio Padellaro, altra una delle più importanti e prestigiose firme italiane, e Vinicio Marchioni che è uno degli attori più popolari sui nostri schermi e non solo. Il prossimo giovedì in piazza Signorelli a Cortona sarà inaugurata la 14ª edizione del Festival Internazionale di Fotografia Cortona On The Move. 22 le mostre in programma, di cui 4 collettive e 18 individuali, che indagheranno il tema del corpo body of evidence nelle sue molteplici forme ed associazioni. Grazie alla collaborazione con Autolinee Toscane nasce anche The Don't Look Like Me di Niccolò Rastrelli, dedicata al fenomeno dei cosplayer, mostra che sarà presente anche al prossimo Lucca Comics. Ed è tutto pronto sempre in Val di Chiana anche per il Festival delle Musiche, il più longevo progetto a cura di Officine della Cultura, che invita alla scoperta dei straordinari borghi della Val di Chiana aretina nel segno della storia, tradizione e ricerca musicale. Pochi giorni ancora, il festival aprirà le porte al pubblico nella cornice suggestiva della Torre di Marciano della Chiana per dare inizio a un viaggio tra passato e presente musicale, con successive tappe a Monte San Savino, Pieva Maiano, Civitella in Val di Chiana, poi eventi a Fogliano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Cortone e Lucignano. E si è invece concluso Certe Notti a San Domenico, il festival che dal 1 al 6 luglio ha animato uno degli angoli più suggestivi del centro storico, palcoscenico per 6 giorni di incontri e eventi, come sempre per Casa Tevenin, con una finalità benefica, ovvero quella di dotare la piazza di un defibrillatore e sostenere le iniziative dello storico istituto aretino. Siamo davvero felici per la risposta entusiasta e generosa della città, che ancora una volta ha dimostrato il proprio affetto per Casa Tevenin, ha commentato il presidente Sandro Sarri. E sempre in città è in programma una settimana di eventi di danza diffusi tra più location cittadine. Una settimana di eventi di danza diffusi tra più location cittadine. Da sabato 20 a domenica 28 luglio è in programma la 12ª edizione di In Danza e in Arte, che sarà caratterizzato da un rinnovato format dove il tradizionale campus dedicato alla formazione di allievi provenienti da tutta Italia sarà affiancato da un vero e proprio festival con spettacoli di compagnie ed artisti di spessore internazionale. Il 24 luglio ci sarà un appuntamento qui all'interno del museo con i danzatori del CAB, del collettivo Arezzo Ballet, che si potranno esibire insieme a dei professionisti, dei musicisti, con delle coreografie inedite preparate da Niccolò Poggini e Beatrice Ciattini, danzatori e coreografi del Balletto di Toscana. Il 26 saremo in Fortezza a coadiuvare la compagnia Elena di Vito Cassano. Per ultimo saremo il 28 al Teatro Petrarca per la chiusura dell'evento con delle performance dei nostri ragazzi. La compagnia si esibirà e ci saranno anche degli ospiti. In quell'occasione verranno assegnate borse di studio e gli attestati di partecipazione. Siamo molto felici di ospitare il 26 di luglio questo spettacolo di danza Out of Balance in Fortezza, che è un nostro modo per valorizzare questa settimana, questi 10 giorni di festival e di presenza della danza
ad Arezzo. È uno spettacolo particolare perché è una sorta di performance, flash mob, danza acrobatica itinerante per i luoghi della fortezza, per soli 60 spettatori per 3 repliche, ed è il modo per far rendere proprio anche la stessa fortezza protagonista, perché è il palcoscenico naturale di queste performance. Penso sia una delle prime volte, o comunque forse la prima volta in tempi recenti, che si hanno queste, cioè che si propongono queste performance di danza abbinate a visite guidate nel museo, all'interno delle sale, proprio di fronte alle opere di Vasari e alle altre opere rappresentate nel museo. Quindi mi sembra veramente un'opportunità importante, soprattutto per avvicinare il pubblico, soprattutto dei giovani. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio. L'Arezzo questa mattina ha presentato Niccolò Gigli, difensore 28enne. Mancino di piede, centrale, di stazza e fisicità grazie al suo 1,94 m. Era svincolato dopo un biennio con il Rimini. In carriera ha giocato anche con Potenza Matera, Rieti e Sud Tirol. Non mi piacciono le piazze spente, ha dichiarato, anche per questo che ho scelto Arezzo. Qua da avversario ho sempre giocato partite difficili, sia per il valore degli amaranto che per il calore del pubblico. Il gruppo, ha commentato, l'ho trovato molto unito, affiatato, anche perché in questi ultimi 2 anni è cambiato pochissimo, cosa rara in Serie C. Per quanto mi riguarda, ha concluso, darò il massimo per fare bene. L'Arezzo Calcio Femminile invece ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con la calciatrice Sofia Lorieri per il rinnovo del contratto sino a giugno 2025. Difensore classe 2001, Lorieri si appresta ad iniziare la 4ª stagione consecutiva in maglia amaranto. Conferme anche in casa SBAD, Dimitri Jankovic, assieme anche per la stagione 2024-2025. Il giocatore serbo vestirà per il 3º anno la maglia amaranto dopo un'esperienza nel vivaio SBA, il positivo campionato scorso, chiuso complessivamente con 7,5 punti di media, che si sono alzati decisamente nella parte finale di stagione. E buone notizie anche per l'Atletica Aretina, un prestigioso 8º posto per Filippo Guiducci dell'Alga Atletica Arezzo ai campionati italiani allievi. La manifestazione ha riunito i più promettenti atleti nati nel biennio 2007-2008 delle diverse specialità di velocità, salti e lanci, che dopo aver conseguito la qualificazione si sono confrontati nella pugliese Molfetta alla ricerca di titoli nazionali. Tra i ragazzi in gara era presente anche l'aretino Guiducci, che è sceso in pedana nel salto in lungo e che è riuscito nell'impresa di mettersi al collo la medaglia prevista per i primi 8 classificati di ogni gara in virtù di un'ottima prestazione di 6,74 metri. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.